Oggi è il patto per le donne e viene sottoposto alla firma dei candidati alla presidenza della Regione Abruzzo per sottolineare quanto ancora ci sia da fare in tema di parità di genere. Domani potrebbe diventare una piattaforma online che raccoglierà il contributo di chiunque abbia un'idea per contribuire alla risoluzione dei problemi legati alle pari opportunità, dando un aiuto agli amministratori. Un patto per le donne è il documento dal quale ci siamo ispirati, che è degli stati generali delle donne. Noi siamo scesi nello specifico e abbiamo chiesto a tutte le associazioni del territorio di formulare delle istanze, delle richieste e anche dei suggerimenti su come risolvere qualche problematica. Quindi è stata una raccolta fatta in una settimana, quindi veramente molto veloce, di tutte queste istanze. È come una sperimentazione, infatti fra le proposte che abbiamo messo sul tavolo è quella di creare, a seguire per la nuova amministrazione, una piattaforma digitale proprio per far sì che attraverso questo strumento ci sia maggiore ascolto da parte dei politici, delle istanze dei cittadini e delle associazioni e quindi ci sia uno scambio di pareri e di, soprattutto anche di suggerimenti, perché chi vive sul campo magari può suggerire anche la soluzione al politico per il problema che viene sottoposto. Un appello infatti particolare facciamo come Commissione per le opportunità, perché purtroppo abbiamo sentito che poco si dice su questo aspetto, sulla metodica di votazione. C'è la possibilità appunto di esprimere due preferenze, basta che queste due preferenze siano di sesso diverso, pena l'esclusione della seconda preferenza espressa se è dello stesso sesso. Questo messaggio non passa molto, quindi noi temiamo che questa innovazione che è stata introdotta nel 2018 nella legge regionale poi sia in qualche maniera penalizzata da una gestione non consapevole dell'elettore.